Ciao, sono Valentina Goglio, sono una sociologa e mi occupo di studiare come l'organizzazione dei sistemi di istruzione e la struttura del mercato del lavoro possono aiutare, o al contrario ostacolare, i giovani nei loro percorsi di carriera. Venerdì 27 settembre parteciperò, insieme a molti altri colleghi, allo stand di ricerca precaria per ricordare che più della metà della ricerca che viene condotta all'Università di Torino è portata avanti da lavoratori precari, ossia ricercatori come me, che hanno contratti di lunghezza variabile da 3 mesi a 1 anno, con la perenne incertezza di un possibile rinnovo. Molti di questi contratti non danno alcuna tutela in termini di malattia né indennità di disoccupazione. Tutto questo ha ripercussioni negative sulle nostre vite personali, anche perché ormai le carriere precarie si estendono per 10-15 anni a volte rispetto all'inizio della nostra attività di ricerca. Ma questo ha anche un impatto sull'intera società, perché ricerche fondamentali come per il progresso scientifico e sociale, ad esempio lo studio di nuovi farmaci, lo studio di nuove cure alle malattie, ma anche gli studi che riguardano come migliorare la scuola, come intervenire per aumentare l'occupazione e in generale il benessere della società, a causa della sistematica mancanza di fondi vengono interrotte prima che vengano trovate le soluzioni, oppure rischiano di essere portate avanti a singhiozzo a causa del continuo succedersi di tante persone diverse che magari devono ricominciare da capo e non sempre riescono a coordinarsi. Per questo motivo vi aspettiamo venerdì 27 settembre nel cortile del Rettorato dell'Università di Torino per parlare di questo e di tante altre bellissime ricerche che svolgiamo.